Buonasera YouTube, bentrovati, continuiamo la nostra campagna nanica. Ok, un piccolo check dell'orario, giusto per sapere almeno che ore sono. Allora, carica campagna, autosave, sì, autosave, sì, autosave per forza. Oddio, guarda che belli questi bestie qua. Santo cielo. Allora, vediamo di capire un attimo dove abbiamo mollato questa campagna. Era arrivato il caos. Eravamo stati attaccati a sud da, dagli uomini del nord. Vabbè. E mentre invece gli eserciti del caos spingevano dalle montagne del nord tra Kharkadrina e l'altra fortezza nord di cui non ricordo il nome. Allora, ancora disponibile. Oh vabbè. Allora, Galbarazzo sotto sedia. Ancora annullamento. Qua non so se ce la facevamo, non mi ricordo, vediamo. Attack! Ok, qui dovremmo aspettare almeno che ci attacchino loro. Abbiamo le mura, in teoria con le mura dovremmo riuscire a respingerli. Tanto Thorgrim dovrebbe essere lì vicino. E poi mi serviranno tutti gli eserciti a disposizione, perché qua. My anger burns bright! Allora, devo un attimo rivedere dove sono i miei eserciti. Abbiamo uno qui che non sta facendo una mazza. Oh, che casino. Questo qui anche non sta facendo una mazza. Questo qui anche non sta facendo una mazza. Tutti lì a fare niente. Allora, ne abbiamo uno qui che doveva dare una mano là. Allora, reclutiamo altri nani guerrieri. Possiamo fare solo quelli, quindi va bene così. Thorgrim, marciamo qua, diamo una mano contro questi ribelli. Ok, Beards in belts. vai. Bang! Vediamo i. Oh, minchia. Ok, abbiamo perso gli spaccafarri enormi, Mingling, come il diavolo si pronuncia. Vabbè, qualcosina c'è rimasto. Vai. Yes! Possiamo farli fuori? The High King Non acts. penso. Lasciamoli qui un attimo, va. Lasciamoli lì un attimo. Qua stavamo reclutando. A parte che in teoria Onward. dovrebbero essere in grado di attaccare As the tranquillamente. High King commands. Cerchiamo. Ok. Abbiamo 6 unità di Barbalunga, voglio dire. Shoulder axes, lads. Possiamo We farlo in move. maniera molto, molto sciara. Karakazul. For the wisdom of Sto pensando di Valea. mandare questo esercito qui al sud. Sir Bartle. Con 6 Barbalunga non siamo messi male, eh. Per andare a riconquistare le due fortezze che abbiamo perso. Allora, It is time. cacciatori abbiamo dato sì. Continuiamo a potenziare i nostri Barbalunga. For clan honor. Dovrei andare fin là a picco sprezzo, non abbiamo la roba per il reclutamento. Summon me if you dare. A questo punto posso andare di qua, anche se vorrei fare fuori pelle verde. Qui abbiamo di nuovo pancia marcia. Quanta roba, madonna. Allora, andiamo sud, di qua. Vai di qua. Questo qua dovrebbe essere in grado da solo di conquistare di nuovo Karakazgal. Ok. Poi. Che casino.
casino. Allora, ping, non so come si pronuncia, ragazzi, abbiate pazienza. Allora, facciamo un check delle nostre città. E qui sono cazzi, non possiamo fare niente lì al momento. Ah, goda la morte, candrome. Goda la morte verrà attaccata adesso praticamente. E non ci possiamo fare niente. Allora io direi, potrei anche potenziare quella, però abbandoniamo quel settore per un attimo, eh. Abbandoniamo questo settore per un attimo. Qui stiamo potenziando la città. Ecco, abbiate pazienza, ma non mi ricordo più dove sono arrivato l'altra volta. Qui abbiamo sempre un meno 1. Vorrei potenziare anche questa, però sinceramente potenziamo questa. Qui dobbiamo ancora conquistare le altre due città. Potenziamo Picco Grom, già che ci siamo. E andiamo a vedere Ungrim, che dovrebbe essere uno di quelli di livello più basso. Possiamo attaccare quei ribelli. Però avremo anche a che fare con quelle due armate del Caos, che però sono state abbastanza danneggiate. Vai, attacca, uccidili. Assistenza alla magia, diamo i raggi. Questo qua diamo io a loro, così a caso. Allora, direi che abbiamo fatto il nostro check-up. I grow restless. Ci serve il 50% di capacità di movimento. Qua. Onward to death. Ma perché? Ma dai, 49%. Vabbè. Guarda se devo prendere del logoramento così a random. Ma porca vacca. Vai. Diamogli tracciatore, va? Magari guadagno qualche It is punto. time. Porca vacca, I'm guarda che not gonna sfiga. die standing here. Assurdo. Reclutiamo questi. Ci prenderemo del logoramento. Perderemo qualche truppa, ma. Oh. Purtroppo. Allora, possiamo reclutarne ancora una. Allora, abbiamo dei Barbalunga, ne vorrei altri. Allora, l'artiglieria mi serve, direi di no. Potrebbero servirmi degli archibugi, anche se abbiamo la guardia scold. Abbiamo anche i ranger grandi armi. Prendiamo un'altra unità di My sventatore, vows no? will Tanto be lui dovrebbe satisfied darci. with this. Ok, più 6 di attacco. Ma tra l'altro, curiosità, domanda mia, non ha delle abilità contro. Cioè per gli sventatori qui. Ah, eccoli qua. Potrebbe addirittura andare a prendere questo più 12 di attacco e di difesa. Allora. Diciamo che siamo a posto così, eh. What? Possiamo anche passare il turno. Qui intanto abbiamo l'impero che resiste agli Skelling e ai Varg. Il Caos che avanza con Sartorel e Archaon. Quindi dobbiamo far fuori praticamente l'avanguardia del Caos che è qui. I Beyondling che sono qui a sud e questi due eserciti qui. Che sono quelli più importanti da distruggere. Questi qui saranno veramente cazzi da far fuori. Poi abbiamo ancora due armate del caos qui che stanno. Sono qui a Karkadrin. Tra poco dovrebbero lanciare l'assalto. E comunque. Karkadrin, solo due unità di Barbalunga. Vabbè. Probabile che la perderemo. My axe Probabile, sicuro, thirsts non for abbiamo war. praticamente nulla. Però intanto mi stanno tenendo a bada. L'intera, cioè una buona parte dell'armata di del Caos. Qui intanto il prossimo turno incominceremo a reclutare un Lord per creare delle truppe. Ora passiamo. Qui
scura gambarba nera che era sotto qui. Ok, il 48%. Devo ridurre quella dannata corruzione del caos. Va ridotta al più presto. Allora, Dio santo. Gola della morte, sapevamo che sarebbe successo. Non possiamo farci nulla, abbiamo uno spam selvaggio di occhi selvaggi. Ahimè, non posso farci niente. Miniera sproccia, hanno deciso di suicidarsi così. Vai. Non so il perché l'abbiamo fatto, ma vabbè. Allora. Inaffidabile. Oh, dai. Ekrund, non so se ce la farebbe, vediamo. Se ce la fa mi fa un favore, probabile che ce la faccia. Ok. Quindi qui siamo a posto, ce la fa da sola a difendersi. Io vorrei attaccare questi e poi cominciare a rompere i maroni agli altri. Allora, diamogli ancora adunata. Cominciamo a ripulire. Solo una questione di fare del mop up di tutte queste unità qua del cazzo. Let us begin. It is time. Mi serviva il 50% di capacità. In teoria qui dovremmo andare bene. Vai così, però passa. Vai ancora un livello. Ok. Qua sotto, oh, di nuovo l'attacco assurdo. Sì, belli, assurdi. Ok. For the wisdom of the layer. ci interessa difendere la posizione, va. Tanto siamo in campagna, sinceramente la campagna a me comincia un pochettino a non a stancare, però ad annoiare. Come vedete, quando si raggiungono certi punti poi della campagna si è quasi certi di vincerla. Questi si stanno spostando di qua. Allora, diamogli la terrificante maschera di E a lui. Questa così causerà anche terrore e paura. Poi cerchiamo di muoverci da sotto qui, sperando che mi intercettino, cosa che non fanno. Così andiamo noi a intercettare lui. Poi dobbiamo incominciare a reclutare qui nella tana di Grashniak. Abbiamo qualche lord di livello? No. Non possiamo ancora reclutare nemmeno Grombrindal. Allora. Miserabile, imperturbabile. Ma un custode delle rune sinceramente non lo voglio, preferisco lui. Vai qui. Cominciamo a reclutare un esercito degno dei nani. Vogliamo almeno una di queste. Aspetta che potevo prendere anche lui, volendo, però qui abbiamo un più 2. Abbiamo un più 2 dovuto a questo. No, non è dovuto a questo. Non è dovuto a quello. Oh madonna. Allora, cosa ti posso andare qui che mi aiuti? Nulla di che. Yes. Allora, tu incominci ad andare a nord, sarai tu la guida di quell'armata. Master of Runecraft.
tu guiderai l'armata del contrattacco. Oh, che stronzi. Guarda che roba. Master of Runecraft. Yes, lad. Cosa che volevo dire? Non possiamo rifiutare. Allora fai così, spostati on qui. What? E fammi vedere il reclutamento, poi ci scelgo io cosa darti, no? Ah, santo cielo. Allora, teniamo un'unità lì come deterrente, tanto questi qua non recluteranno praticamente nulla. Tu incominci ad andare a sud. Devi riprendere Monte Bruno. Caracazul più 5. Vabbè. Io potenzierei questa giusto per avere poi l'altra, un altro refettorio. Tu sei a posto, tu sei a posto. Mica tre eserciti. Ah, c'è anche Kodak. Porca puttana. Time for a reckoning. Comincia a reclutare anche tu, va? Purtroppo ahimè non abbiamo i Barbalunga qui. Quindi. Nani, guerrieri a manetta. Go on, then. Tu sei a posto. Tu stai reclutando. Oh, Cribbio. Tolgo il match qui. Vai a prendere la città. Summon me if you dare. Costruiamo un po' di refettori per potenziarci l'ordine pubblico. E passiamo questo maledetto turno. Vai. Vorrei anche provare a confederare le altre fazioni naniche. Oh, finalmente hanno lanciato l'assalto. Abbiamo anche Korek in battaglia. Allora, sfruttiamo questa battaglia qui per cercare di, anche se abbiamo poche truppe e la perderemo sicuramente, di far fuori quei cannoni infernali. Abbiamo il martello celeste per farlo. Abbiamo due abbiamo due, quattro, quattro cannoni infernali da fare fuori e poi punteremo i bersagli. Almeno elimineremo quei cannoni degli eserciti dei nostri avversari, almeno quello. Non chiedo di vincerla, perché ovviamente è un'impresa impossibile. Non chiedo di far fuori Sigvald e Korek, ma almeno quei quattro cannoni infernali, che per noi sono veramente cazzi da creare, vengono distrutti. Lo possiamo fare tranquillamente. Per Dio, sta porra. Allora, i cannoni sono lì. Te ti metto qua. Te ti metto qua. I due Barbalunga li vogliamo qua. Gli archi bugi li voglio qua così. Poi chi avanza ancora? Questa la mettiamo qui, in modo che spari verso altre truppe. Abbiamo ancora dei minatori con cariche esplosive. Lasciamoli qua. Poi check up. Ok, sono tutti lì praticamente. Ok, molto bene. Adesso voi fate pure quello che vi pare. Io devo andare a far fuori quei cannoni. Non mi interessa far fuori le altre truppe, mi interessa far fuori quei cannoni. Quindi fate fuori quei cannoni. War of Vengeance! Poi le carriole saranno un altro bersaglio. Vieni qua, oh, già fatto fuori. Minchia. Stavo cercando di controllarla, ma il fatto che mi sono appena svegliato probabilmente rende le cose difficili. Ok. Via di lì.
Poi così. Ci dovrebbero essere altri due cannoni dall'altra parte. Facciamo gli droppare una bomba. Vai di qua. Ah, santa pazienza. Yes. We will have vengeance. Fight! Cerca di uccidere Sigvald. There's nothing I can't fix. For the Karazhanko. Spara quello. Questo qui da solo è andato a mettere le scale. Allucinante. È allucinante. Questi qui sono ascido lancio. Non ho capito perché ne rimangono due e non si riescono a uccidere. Che battaglia del cazzo. Una cosa dobbiamo fare. Una. Vai, attacco corpo a corpo. Ok. Dovrebbero essere arrivati altri due cannoni. Che non li vedo ancora, però. Qui abbiamo Korek. Torna qui. Ci sono delle carriole da sparare qua. Sì. Spara quella carriola lì. Spara quella carriola lì. Sono arrivati gli altri cannoni. Andate di là. Come vedete, sto solo cercando di eliminare le unità più rompicoglioni da questi eserciti. Anche se la battaglia ovviamente sarà persa sicuro. Stiamo già per perdere la piazza centrale. Vediamo di far fuori anche gli altri due cannoni. Non so se ce la faremo perché siamo già sovverchiati, quindi. Sigvald sta combattendo. Ah, sta scappando. No, oh, è stato messo in lotta da un cannone infernale. Vabbè. Absurd. Master Engineer, I'll do it! Facciamogli sparare Sigvald, va? Yes! Kazook! Trinceramento? Kazook! Così si prende anche il 22% di resistenza. Victory will be ours! Boh, la battaglia è persa. Dai, ho due cannoni e li abbiamo eliminati. Rimangono altri due. Vabbè. Poi così ne abbiamo eliminati, dai. Niente di che. Ma almeno. Che stanchezza, ragazzi. Allora, adesso saranno cazzi perché cedendo questa parte potranno entrare in tutto il resto, quindi il cioè la porta dei monti è stata aperta e adesso dovremo combattere con le unghie e con i denti. Abbiamo poco tempo per reclutare qui, dobbiamo reclutarne il più possibile. Qui che cazzo è successo? Oh madonna. Ah, ok, sempre gola della morte. Pff, anche dei ribelli, non ci posso credere. Ma... il brutto della campagna nanica è che è lenta per questo, per causa di tutte queste ribellioni. Ah, boh, ci hanno attaccato loro. I crocchi ci hanno attaccato, cioè, allucinante. Oh. Si sono suicidati solo per romperci i coglioni. Allora.
Un'altra rivolta, giusto per... Oh, non voglio neanche guardarlo. Non voglio neanche guardarlo. Allora, reclutiamo questo qui, che mi servirà. Poi... Tu avanza pure verso il Monte Bruma. Qui ci hanno cagato dentro. Ok. Cosa ha detto? With Wiki. Sembrava tipo Transform. Questo esercito qui non mi serve, però sto solo cercando di mantenere un minimo di di ordine pubblico, anche se sta fallendo miseramente. Allora, fatemi vedere la capitale, va? Che okay. È ancora un turno, ok. Sventa draghi. Oh madonna santissima. Mi serve che marci verso questi. Già. No, ma non ce la farebbe mai a combattere lì. Vai verso il burro di Valaia, va? Qui. Allora, con Torgrim conquistiamo quella paesino. Ok, colonizzalo. E ricostruiamo anche il porto che ci darà un po' di introiti. Onward! Qui non ti puoi muovere. Qui. Mi serviranno le balunga, ma anche dei penetracorazze, che però non possiamo fare perché ci manca l'arsenale. E prendiamo dei minatori, per forza. Agreed. Anche se non saranno fortissimi, però ci servono per forza. Allora, Ungrim. Minchia, guardate quanto è armato. Moving. Andiamo. Ok, perfetto, abbiamo rotto l'assedio a cara comunque. The slayer in me seeks death. Cease. No, stop. Sì, ma abbiamo troppo da far fuori, abbiamo 5 eserciti, yes. Noi ne abbiamo solo uno. Cioè. Rupe Nera dovrebbe essere tranquillamente in grado di resistere, quindi cominciamo a toglierci dalle balle questi, va? E comincia a essere stanco. Comincia ad avere fretta di fine sta campagna, eh? Allora. Clan Angrund. Potrei anche confederarlo. I am Beligar, true king of the Eight Peaks. Tanto mai tra rivolte su rivolte. Karakian è lì. Step forth. Allora, confederiamo il Clan Angrund. Sarà una pazzia, ma la facciamo lo stesso. Stupido io, me coglione, non ho chiesto soldi. Avremo un po' di eserciti in più. Due, a quanto vedo, due eserciti in più. Che mi sta costando l'ira di Dio. Karakizo. Birra dei nani. Però non vedo l'edificio, quindi la costruiremo all'istante. Non c'è l'edificio, quindi... poi c'è un altro esercito che è qua. Che cazzo ci fa qua? Lord of the Angrund. Beh, Beligar è già a livello 13, con le sue due oggetti magici. Questo esercito qui costa un fottio da mantenere. Facciamo così. Sostituisci Lord. I'm ready. E via. Can I help you? Poi questo qua anche mi costa un fottio da mantenere, quindi facciamo che congedarlo tutto. Ok.
Qui la corruzione è tenuta bassa dal fatto che c'è questo. Adesso avremo 5 turni di ordine pubblico ridotto. E direi che possiamo anche passare. Abbiamo già fatto tutto con Mika. Guarda che armata, ma di nuovo. Diamo i veneri agli antenati. Poi qui costruiamo altri edifici. Ci stiamo difendendo da gringo. Uccidetelo. Ok. Ci ha dato uno stendardo perché si è messa. Si è aperto questo buco qui per la finestra. Stendardo spaventa passi, non mi interessa. Non me duele. Guerre del caos. Porca puttana. Archeon, saltore, i Varg e cose. È un assalto alla guarnigione, eh? Sì, quindi sarà un macello. Facciamo, dai. Perderemo la città e il nostro esercito, ma lo ricostruiremo subito. Abbiamo due eserciti quasi full, quello di Archeon, quindi 722 uomini, e quello di Sartorel, ma due eserciti più piccoli che non sono full, da 200 e da 76, quindi facciamo più danni possibili. Ungrim sta arrivando, creeremo poi una linea di difesa. Allora, tutti giù dalle mura, Ungrim arriverà da lì, vabbè. Balestieri qui dovranno mirare al gigante e ai ai prescelti ci dovranno pensare loro. Allora, gruppo 2, poi voi qui, abbiamo altri prescelti. Mettiamo i minatori qua. Questi qua li voglio qua. Obiettivo, dobbiamo far fuori tutti i prescelti che ci sono. Come vedete sono quelli che guidano l'assalto. Gruppo 3. Ok. Lui lo mettiamo qui dietro le mura. Gruppo 1 solo per identificare, poi io rinforzi, Ungri muoviti, mi servi. Muovetevi. Muovetevi. Yes! Take them down! Vengeance! Waste a port! Muovetevi. Non vedo quel gigante andare giù. Muovetevi. Quanti cazzi ce n'è? Vai, sparate su quei prescelti. È il cannone sti cazzi, il cannone proprio. Fortuna vuole che stanno arrivando gli sventatori. Almeno quello. Tutti gli sventatori vengono qui insieme ad Ungrim. Fate fuori questi. Fate fuori i cannoni infernali, per favore. La guardia scolda la vogliamo qui. Questi qua li vogliamo qui.
Stavo pensando se mandare fuori gli sventatori a battere il gigante, facciamolo. Tutti questi andate qua. Barba lunga qui. State facendo fuori quei cannoni. Ok, uno è andato. Spara all'altro. Andate qui. Creepio. Le porte sono state distrutte. Un Grim. Vai, ce n'è per tutti. Andate qui. Questo qua che è il mio rotto, devi muovere più qua. Abbiamo anche delle progenie. Il gigante lì ha deciso di non morire. Okay. Vai qua. Sventatori contro le progenie. Voi muovetevi. Cerchiamo di fare più danni possibili. Posizionatevi qua così. Così non appena entreranno la nostra seconda linea proteggerà l'ingresso, i cannoni spareranno sopra di qua. Abbiamo altri prescelti. Qua sono questi. Cominciate a sparare prima. Oh Cristo. Ungrim, vai via da là. Attacca questo Wulfric. Qua sono questi? Prescelti. Andate qua così. Anzi, andate qua così. Questi qua così. Vediamo se riusciamo, Vai qui contro Wulfric. C'è stato il fuoco. Qui c'è un casino, non si capisce più nulla. Madonna, tanto gigante sta arrivando. Attacca Archeon, vediamo se riusciamo a ucciderlo. Cadwin will not disappoint. Oh, creepy. Vengeance begin. Vai via, andate qua voi. Cercate di sparare poi a questi. Pensate così.
Stiamo resistendo. We'll guard it. Fire on the four! Perché vi siete mossi fin là? Perché? Questo abbiamo un'armata infinita che ci sta arrivando contro. Sparate a volontà, fatene fuori il più possibile. Dovrebbe togliere anche la corazza questa, sì. Non li vedo sparare. Sti cannoni. Ok, vai così. Vediamo se riusciamo a sparare qualche raffica una volta che entreranno. Fight! Long beards! Oh, Cristo santo. They have wronged us! Thunderers! Let's start shooting! Mamma mia. Dwarf warriors! Vedete, non si mettono in posizione, no? Let the vengeance begin! Kazakan, Kazakit, ha! Cannon! È assurdo. Get moving! Yes! Cosa fate voi? Andate qui? Uccidi Acheon, vai a far fuori questi guerrieri del caos. Riposizionatevi. Qua. Uccidete loro. Le mura stanno cedendo. Che battaglia del cazzo. Vediamo chi sopravvive. Acheon, Ungrim. Spero vivamente Ungrim, perché dovrebbe essere più. Ok, Acheon è caduto. Ungrim, vai via. I cannoni non mi sono di nessuna utilità. Se faccio così. Facciamo così. Troppo basso. Oh madonna. Facciamo così, pelo più in alto. Ah, ci rinuncio. Vediamo semplicemente di farne fuori il possibile. Possibile. Fate fuori quel gigante. Questo qua. Andate contro questi guerrieri del caos qua. Guerrieri del caos. Andiamo di far fuori anche quel gigante. Attaccate questi. Vedete, la battaglia sarà persa, però stiamo cercando di far fuori tutte le unità più grandi del mio avversario, che è tipo questo gigante che è andato. L'importante è che sparino qualcuno poi. Ah, adesso possono sparare. Perfetto. Creepy. Tornate in combattimento voi. Quanta roba. Voglio far fuori tutte le unità più grandi. Aspetta questi. Longbeards!
aspettate questi. Il gigante sta andando giù. Vai qui che stai bloccando la linea di tiro. Ranged firepower ready! On my oath, they die! Attacco con cavalleria. Ma porca. Sparate a corto raggio su quelli. Qualcuno lo stiamo distruggendo, però. Mica lunghi in 58, cazzo. Vai via. 26. Porca vacca. Oh, creepio. Oh, Cristo. Che battaglia. Riuscite a sparare su questo? No, eh. Su questo? Almeno da uccidere l'eroe esaltato. No, abbiamo perso. Abbiamo perso, però secondo me hanno perso anche loro un botto di truppe. Sconfitto una Evola. Hanno perso un pochettino. Che hanno perso praticamente l'intero esercito. Sartorella no. Però abbiamo fatto fuori tutti i giganti, tipo scelti. Tutto quello che dovevamo fare. Quindi diciamo che è stata una battaglia soddisfacente, nonostante l'inferiorità numerica, non di poco, nonché qualitativa delle truppe. Vedete che siamo riusciti a... Non abbiamo nemmeno perso l'intero esercito, quindi alcune unità ci sono rimaste. Non quelle più forti, però alcune ci sono rimaste, tipo i cannoni, gli archibugi e il resto. E abbiamo avuto modo di danneggiare pesantemente gli... tutte le unità più forti degli eserciti nemici, cosa che mi soddisfa alquanto. Ok, Ungrim è ancora in vita, gli elfi vogliono un'alleanza sicuramente, o un transito militare. Va bene, accordato. Hail to your emperor. What can I do? Vai, accordato. Greetings, son. No. Hanno un insediamento e poi finita la guerra mi potremo contro il mondo intero. Accordo commerciale, ci sto. Qui sti crocchi crocchi Azag. Che palle. Non posso farci niente, stiamo combattendo su tutti i fronti. Forte zona curva, si sapeva sarebbe finita così. Domanda, abbiamo qualcosa per far fuori tutta quella roba lì? Abbiamo 3-5 balestrieri. Secondo me sì, vai, combattiamo. Cioè, sì, non da vincere perché siamo in inferiorità numerica, ci manca il Lord, però possiamo far fuori tutti questi pedoni a cavallo e i troll soprattutto. Con 5 balestre, voglio dire. Saremo pure in grado di far fuori i troll e i pedoni a cavallo. Anche se quelle carriole le odio, io le carriole. Allora. Oh Cristo, che schiamento. Allora, un pelo più indietro. Tipo qua. Poi. Qua. Poi mettiamo. Tutti i minatori qua davanti. Anzi, dietro qui. Così. Questi qua. Qui. Questi. Qua. Questi qua. Poi. Un minatore qui,
Questo qua lo uniamo alla nostra schiera qui davanti. Il Lord qui, e vediamo che cazzo succede. Perché... Ok. Oh. Così da. Provate su questi. Poi. Uno. E un due. Di qua così. Due. E tre. Di qua. Da qui, da di qua, da di qua, ah, adesso si spostano di là, va così. Non ho capito che schieramento stanno facendo, ma va bene. Go, move those dwarven legs. Miners! Vediamo cosa succede. Poi gruppo 1, dai. For the Karazankor! Bloccate con le carriole. Gruppo 1, attaccate questi. Anzi, attaccate i troll. Allontanatevi da lì. Attaccate i troll. Non li vedo ah, questi qua stanno scendendo abbastanza in fretta. Vorrei che, non che fossero fiaccate, ma che venissero proprio uccisi pian piano. Sparate questi. Questi qua sono in grado di difendersi. Sparate questi. Ok, quello lì è stato distrutto. Sparate qui. Parate qui, facciamone fuori il più possibile. Il più possibile. Questa qui è l'IA che li controlla, quindi non è perfettamente in grado di reclutare le truppe come si deve, ma. Facciamo più danni possibili, così l'IA non li recluta più in maniera efficiente. Che di A pensa solo ad attaccare, quindi man mano che voi distruggete le loro unità non le rigenera più. Vabbè. Molto bene. La battaglia è persa, come previsto. Qualche unità l'abbiamo fatta fuori. 157 perdite. Oh, pensavo di aver distrutto i troll, ma ahimè, la scritta distrutta sulla battaglia non incide sulla mappa della campagna, può darsi. Allora. Avremo tanti ancora da sistemare quando sarà finita questa guerra. Ok. Un altro ancora. My axe thirsts for war. Rapporti diplomatici. Più 10 rapporti di diplomatici. Ungrim, l'ultimo assalto. A parte che è stato assassinato, mi sa. O è morto in battaglia prima, non ce ne siamo accorti. Comunque, smantelliamo questo esercito o lo lanciamo all'assalto. Beyond your comprehension. Sartor è ancora vivo, ma non sta rigenerando. Let us begin.
potrei anche fare un assalto kamikaze prima di smantellare l'esercito, giusto qua. Piuttosto che smantellarlo, lanciamo l'assalto così a caso. E almeno distruggiamo qualche unità nemica. Schierati 900, ne hanno persi 100, quindi. L'idea era di smantellarlo quell'esercito, quindi far così ci ha dato, diciamo, una mano a. Lord of Clan Morgrim! Allora. If you say so, Beardling. Scambiatevi le truppe. Tutte. For the wisdom of the Lord. Mi costi troppo. Armed and ready. Entra dentro. Avremo bisogno di. Oh, non possiamo reclutare dei Barbalunga. Purtroppo 4 turni, non so se ce la facciamo, però mettiamo in coda, non si sa mai. Tre Barbalunga e poi al massimo recuperemo da queste, dalla, perché non abbiamo altre scelte. Qui abbiamo altre cose da guardare, meno 2. Allora mi serve questa. Dobbiamo aumentare gli introiti. Ok. Costruiamo queste, va? Così ci dà anche più commercio, visto che commerciamo birra. Onward! Ecco, un re sotto assedio dovrebbe essere in grado di farlo solo. Perfetto. Ok. Torgrim comincia a marciare. Okay. Vai e prenditi la miniera. Vai qui. Non siamo in guerra con quelli, per fortuna. Vediamo se riusciamo a prendere Gorgazan. Meno 3. Vediamo un pochettino. Meno 4. Qui siamo nella cacca. Ho già finito i soldi. Wow. Allora vai così. Riprendiamoci il Monte Bruma. Ok, occupa. As the High King commands. Abbiamo fatto un altro ancora. Vabbè. Quei soldi che ci rimangono, io prenderei la guardia Skold e questi. E Karakazgal ha una guarnigione non troppo forte. Secondo me ce la possiamo fare. My anger burns bright. Abbiamo il giro bombardiere per far fuori la fanteria, quindi io farei sta pazzia. Mi serve solo una ariete, 2 turni, che palle. Se non mi attaccano loro, ovviamente, al massimo perdo l'esercito e lo ricostruisco. Non possiamo fare nient'altro, controlliamo solo gli eserciti, questo qui. Ok. Lord of Clan Morgrim. Vediamo gli altri, questo, Casador, ok. Bioning lì e Bioning qua. Che casino. Cominciamo ad andare di qua, va? Never. Ma non so se riusciamo a. Non riusciamo, cazzo. Vai qua. Non possiamo nemmeno reclutare. Questo. Ungrim è morto, cioè è ferito. Vabbè, passiamo su turno. Scaldo, diamogli questo. Ci sono edifici danneggiati, non ci farò niente. Diplomazia, possiamo abbiamo perso. Ah no, ok. Non possiamo commerciare con quelli, quindi. Molto molto bene.
Stiamo già commerciando con tutti? No, non con Carcassone. Patto di non aggressione. Accordo commerciale. Voglio anche un transito militare per dopo. E dei soldi, che sicuramente me ne darete tutti, vero? Perché con lo scudo della civiltà mi dovrebbero dare tutto. Ok. Questa è stata fatta. Ok. Commercio con gli elfi, non possiamo commerciare. Mannaggia la bucchiera. Allora, Cadomen. Sti cazzi. Allora, costruiamo questo. E... no, qua non facciamo nulla, dai. Qui cosa possiamo fare? Questo, per potenziare gli introiti. Allora, questa città qui cosa me ne faccio di questa città? Me l'ho spiegata. Diamogli questo, giusto per Migdal von Galbach. Ok. Qui, due turni per questa. Va bene, dai, passiamo su turno. Siamo la quinta fazione più forte. Edifici non ci posso fare niente, non ho i soldi per fare tutto. Ahimè. Pure sti cazzo di uomini bestia. Allucinante. Allucinante. Palle. Ma quando uscirà Nosca? Come sarà sta campagna? Qui abbiamo un full stack da sto stronzo. I miei alleati stanno arrivando, l'impero e compagnia bella. Sì. Facciamo un tributo, va? Che palle. Torgrim. Mio dolce Torgrim. Sei lontanissimo da Maragor. Tu vai a conquistare Gorgazan. Galbaraz. Qui, così. Mannaggia. Conquista mia con il drago. Okay. Dovremmo ridurre la corruzione. Ok. Cerchiamo di ridurre la corruzione. Controlliamo gli eserciti. Allora, questo. Let us begin. Reclutiamo. Qui come siamo messi? Tre turni per quelli. Non ce la faranno mai. Non ce la faranno mai. Allora. Ma Rupini era tanto le mura, quindi. Time for a reckoning. Togliamo di mezzo questo. Poi. For the wisdom quello of Valea. Questo qua è lui. For the wisdom of Valea. Che sei di sotto. Questo. Un tuono ancora. By the Forge Father! Per i padri della Forge. Hanno 12.000 eserciti e sinceramente mi sono anche rotto un po' le palle.
perché non è possibile. Picco sprezzo, diamogli almeno una guarnigione. A parte che... Oh, santo cielo. Santo cielo. Qui dovremmo riuscire a reclutare altri uomini nel giro di un turno, però devo prima vedere che tipo di unità hanno. Guardate che robe. Porca vacca. Porca puttana. Very well. Due cannoni mi serviranno. Questi per forza. Picco Grom. Andiamo di questo qui. Mi servirà questa. Abbiamo un Lord per Belga, quanto mi ci va? 3 turni, ma dai, mica c'aveva 8 turni. Lui, 3 turni. Porca vacca. Chi è rimasto? Lui. Dobbiamo decidere dove mandarlo. Lo manderei verso il forte Zanna Curva per riconquistarlo. Lui. E lui. Andiamo di questo, giusto per... però... vai! Che caldo, ragazzi, che caldo! Abbiamo ancora un'oretta a disposizione. Stalia cosa vuole? Patto di non aggressione? No. No, no. Che scassa cazzo. Che scassa cazzo. Rocca di ferro ancora. Oh madonna. Mezza mano. Vabbè, mezza mano, sa che non avrai più neanche una. Ah, ma è andato lì a nord. Lo stronzo. Vicino alla capitale. Distruzione e morte precedono le tue armate, grande signore. Peggio. Il tuo potere è incalcolabile, quasi quanto quello degli stessi dei del caos. Peggio. Servirà questo e un arsenale. L'arsenale che è questo. Non potenziamo più niente, dai. Cominciamo a creare un altro esercito qui. O diamo una priorità a questo. No, diamo una priorità a questo un attimino, eh. Barbalunga, niente, non ne abbiamo. Abbiamo 2 lord però, quindi volendo possiamo sfruttare quello. Mi serve un esercito qui per combattere. Non mi serve che siano truppe di alto livello perché qui non ce n'è. Torgrim. Ma che casino. Allora ripigliamoci Gorgazan. Hoppa. Yes. For the wisdom of Valea. Qui a Galbarazzo ci sarà una ribellione imminente. Yes. Ok, allora, qui comincia ad andare a nord, va? Andiamo di intercettare quei bioni là. Qui? Possibile? Sono 3 unità di acciaieri che potrebbero rompere il cazzo del mio girocotto. Ma è già.
Teniamoci da sì. Ah, vabbè, a parte che possiamo prendere anche questi. Vai. Tu riconquista forte zona curva. Ok. Ricostruisci. La cosa buona di Steve ancora è che ogni volta che riconquisto le città perdute vengo ripagato per, per, diciamo, i costi di costruzione che ci servono. Ok. Spaccaferro ci hanno aumentato l'autoresolve, quindi vai. Vai così. Occupa. Karak Azgrad è di nuovo nostra. Oh, madonna. Vai. Mi servono dei soldi, quindi chiediamoli ai nostri compagni. Aye. Let's hear what you have to say. We'll hear it before Oathgold. Vai. Mi sono pagato praticamente la miniera. Cristo Dio. Master of Runecraft. Andiamo a battere le rune. Poi controllo degli esaciti. In reclutamento. In reclutamento. Lui si deve ancora spostare, dove lo mandiamo, direi di mandarlo di qua. Vai di qua. Poi tu sei a posto. Qui bisognerà sperare che si riesca con la guarnigione a resistere contro l'assalto. Never. Principe Sigvald ha perso le sue unità nella battaglia precedente contro Ungrim qui a nord, quindi sono rimasti i predoni. Rimane l'esercito di Kodek che è ancora ben fornito. Io direi che passiamo. Poi nel prossimo turno, se possiamo, smantelliamo i reggimenti della fama e li diamo lì a nord. Un editto qui, diamogli più ordine pubblico. Ancora due turni per questo. Gli edifici danneggiati, ahimè, rimarranno così per un po'. L'impero cosa vuole? Ah, che io partecipi alla guerra contro i goblin? No. No, 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 no. Non si fa così. No, no, assolutamente no. Ecco che hanno già assediato la città, maledetti, meno male che non ho smantellato i reggimenti della fama. Vabbè, continuate pure a rompermi il cazzo, tanto sono qui apposta per voi. Colline di Varenk. Oh, che cagacazzo. Per primi la rivolta. Insediamento sotto assedio. Ok, questa roba qui ci sarà utile. Sconfigge l'esercito di Azag. Ma perché mi aggiunge ancora degli esercizi? Oh, che due coglioni. Allora, tecnologie. Se avessi soldi potrei prendere, non so in quanti turni, forse solo un turno ci andrebbe. Andiamo a potenziare le truppe, no? Abbiamo avuto una rivolta. Qui reclutiamo un lord a caso, giusto per avere un lord nel caso che. Inflessibile, non vedente, diamo di questo. Adesso esercito Tog, ti stavo mandando qui a sud ad affrontare poi i crocchi. Cioè, comincia ad andare lì. Poi tu sti uomini bestie di merda. Let us begin. Vabbè, lasciamo un attimo le cose andare come stanno andando.
tu non puoi fare niente, vero? Ti puoi spostare fin qua. Allora vai qui. Così darai una mano contro quelli. Poi. Forte Zanna Curva fa parte dell'altra provincia, vero? Karkazgal. Allora vai qui. Sei a posto. Qui abbiamo riformato un altro esercito, lo manderemo di là contro quelli. Zufbar è a posto. Cominciamo a muoverci, va? Questo è aumentato di livello senza fare praticamente nulla. Ok. Stiamo abbandonando il confine, ma non posso farci nulla. Poi. Tu sei a posto. Ci sei tu. Nell'universo. Diamoti. Palestre e nani guerrieri. Ma perché i miei alleati non combattono? Maledetti. Ok, diciamo che siamo a posto. Andiamo a vedere le zone di Belega. Cosa possono darci. Prendiamo questo. 200, 300. Fortunatamente è una zona ricca questa. Legno. Ok. Molto bene. Molto, molto bene. La capitale. È difficile da costruire. Questo. Ok, diciamo che siamo a posto. Gli diamo questo. Qui possiamo riparare gli edifici. No, no. Assolutamente no. Passo morte, ripariamo. Tanto il nemico ha abbandonato la città. No, stop. Ok. Passiamo. Oh, che noiosi. Che noiosi, veramente. Welcome, friends of the day. No, devo confederarli dopo. Quando sarà finita la guerra contro il caos. Oddio, li abbiamo intercettati. Proviamoci, dai. Colline di Varenka. Questa l'avremmo persa sicuramente, quindi va bene così per il momento. Sotto assedio dal palazzo dagli uomini bestie, vero? Non ce la faranno mai, sono due saigo, quindi ciao ciao. Aspettiamo di vedere cosa succede. Mannaggia, ci sarebbe un edificio per il reclutamento. Poi andiamo a vedere le truppe. Andiamo a vedere le truppe. Non possiamo inseguirlo. Sì, cominciamo a inseguirlo, va? Ok. Questo qui è andato. Questo? Allora. Ecco, questo esercito qui praticamente sta per essere devastato, quindi. Cosa buona è che, come vedete, stiamo reagendo e stiamo
pian piano riconquistando tutte le nostre zone. Time for a reckoning. Tu vai qui. Dobbiamo potenziare questa. Tu attacca. Fate fuori questi. Ok. One rag. Stavo pensando se c'è degli etup. C'è gli etup a lui. Lui andrà avanti. Tu ti fermi un attimo. Let us be about this. Very well. Ok. Runlord. Diamo ancora questo. E poi. I'm done ready. Qui. Non è malvagio, è questo esercito. Lord of Clan Morgrim. Assolutamente. Attacca questo, va. Ok. Heading up. Molto bene. Master of Runecraft. Molto, molto bene. Tipo di troop. Ok, non sfruttiamo armi penetranti, quindi diamogli ancora questo. Poi. Altri eserciti. Questo. Oh, finalmente sono venuti a darci una mano. Vai a riprendere la città. Tu stai fermo lì. Tu devi incominciare a muoverti. Devi incominciare a muoverti. Sure enough. Vai fino a qui. Lads, we move. Reclutare troop. Minatori però. Grudges will be settled. Sì. Proprio quello. Costruiamo questo. Qui avremo l'invasione del caos al completo. Ma i miei alleati dove cazzo sono? Torgrim. Yes. Oh, Torgrim deve andare a sud. Anzi, vai a nord, va. Marcia verso la capitale. Poi darai una mano qui nel caso che ceda tutto il resto, perché dovremo poi pian piano riconquistare tutti i monti. Guardate quanti eserciti. 437. Devo vedere come li faccio fuori. Sì, ripariamo questo. Non possiamo fare nient'altro quindi. Oddio! Basta, basta, rompicazzo! Niente, la combattiamo noi. Le balestre ranger contro i troll. Questo qui contro lo scaglio della catapulta dei goblin. Non abbiamo artiglieria, quindi ci scriviamo lontanissimi. Ah, ma mica hanno rinforzi, vabbè. Allora ritiriamoci un pelo. Vediamo se riusciamo a evitare che i rinforzi ci seguano. Ok. E adesso possiamo combatterlo. Adesso sì. Vediamo se riusciamo a far fuori Azag. Madò, che caldo. La guardia Skolder farà strage contro quegli orchi neri e contro anche i goblin, quindi. Allora il nemico, mi fai vedere da dove arriva. Allora, schieriamoci qua così. 3. No, 2. 3. Voi qui. For the ancestors. Voi qui. Spaccaferro qui così. Yes. Voi qui così. Yes. Voi qui così. Un pelo più indietro però, tipo così. Foggia una qui. Andate qui, ma. Iron Drakes. E voi qui. Così
vi posso sfruttare già da subito. Poi voi li metto qui, così. Qui ci dovrebbe essere tutto il mio esercito, ok? Muoversi. Facciamogli fare il giro lungo, va? Facciamogli fare il giro molto lungo. Dobbiamo far fuori quella scaglia goblin, perché sì. Ok. Dobbiamo andare con precisione sopra, gli facciamo sganciare una bomba. Anzi due. Ok. Andiamo a metterli in fuga all'istante. Poi andate verso il fianco qui. Sono in fuga, fiaccata. Fate un perimetro così. Datevi qua. Così. 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 Andate qua. Dwarf warriors. Qua. Warriors. Kill the splitters. Attacca lui. Potenza l'armatura, anche il macello. Dwarf warriors. Valeria, bless our aim. Sparate questi. Very well. Dwarf warriors. On the way. Iron will. Tornate qui. Perché me li sono dimenticati. Andate qui così. Andate sul fianco. Mi seguite quelli. Cazzo. Sparate i troll, sparate i troll. Merda. Merda. Poi qua dobbiamo farne fuori un bel po', eh. Poi qua. Cominciate a cerchiarli, madonna che battaglia di merda. Iron Dread, be picking for our ancestors. I am ready. Forge battle. Warriors, withdraw. Yes. I am strong. Long be it. C'è che la perdiamo, eh? Adesso. Oh, che pezzo di merda. Mi passa come un coglione. Sono sicuro che avrei potuto vincerla. Peccato che sono stato proprio pirla io. E sì, abbiamo fatto tante tante. Abbiamo ammazzato un bel po', eh. Però
Pensavo di averne ammazzati di più, sinceramente. Vabbè, ahimè, è così. Sarà la stanchezza. E il calore. Ma va bene così. Qui, cosa è successo? Ah, ok. I due eserciti del caos ci attaccano. Sigvald in supporto. La cosa buona è questa, le mura dovrebbero riuscire a far fuori quei due cannoni. Con gli archibugi e le breste facciamo fuori Korek. Ah, non abbiamo gli archibugi, quindi per forza di cose andiamo avanti con le breste. Tanto Korek ha solo 65 di corazza. E i cannoni non serviranno un granché. Non è impossibile vincere questa, però sarà un cazzo. Vai. La cosa fantastica sarebbe riuscire a difendere le mura dagli arieti. Mica ci hanno già cerchiato. Che ma io odio queste mappe qui a triangolo. Tutti giù dalle mura. Tutti qua. Ok. Qui abbiamo rinforzi nemici più unità di guerrieri del caos. I cannoni sono tutti e due di qua. Ne aveva due, io ne vedo solo uno. L'altro dov'è? Allora, questi qua sono quelli del caos con la barda, ci penseranno le baleste. Perché hanno danno penetrante e contro delle semplici alabarde dovrebbero essere in grado di. Poi. Ah, è spuntato adesso. Le altre due baleste. Mettiamole qua così. Qua così. Ok, poi. Qui abbiamo un choke point che sfrutteremo con l'artiglieria. Probabile che sfonderanno di là, quindi mettiamo il cannone qua così, in modo da sparare in questa linea quando faremo una seconda linea difensiva qui. Questo lo mettiamo qua così. Così, così sparerà in questa direzione qui. Ok. Adesso i barbalunga grandi armi qui. Insieme ai minatori così. Mi rimane il Lord e gli altri barbalunga. Diamo un barbalunga qui. Un barbalunga qui. Poi è probabile che sfonderanno da qualche parte, allora di qua sicuramente, quindi diamogli uno qui. Di qua non sfonderanno le mura, ma entreranno dalle torri. Quindi teniamo questo qui. Anzi, lasciamo questo qui qui. Questo e questo li mandiamo fuori a combattere la barda insieme a questi. Molto bene. Gruppo 1, voi andate qui, va? Poi partiamo su ste torri, su, sparate su questo, questo. Andate fuori, bloccate l'avanzata di quelle alabarde. Sarà un disastro sta partita. Ok, speriamo che almeno una torre vada giù. Vediamo se riusciamo a bloccare quei guerrieri del caos con alabarde prima che. Fate fuori questo.
Le carriole stanno arrivando, abbiamo le balestre. Guardate questo. Così cerchiamo di bloccare la carica con il Lord. Che roba. Neanche una torre è stata distrutta. Cerchiamo di fare più danno possibile. Questi mi serviranno qua. Andate fuori. Questi sono guerrieri del caos. Oh, le scale del nemico sono appoggiate. Questo qui perché non spara mai? Chi è questo? Ah, un eroe esaltato, vabbè. Questi sono... Ok. Combattimento in parità. Facciamo così. Questa la possiamo usare, non siamo nella posizione giusta. Vediamo di spostarci un attimino. Dobbiamo andare tipo qua. Così. Ah, bastardi. Così è perfetto. Ok. Cercate questa. Probabile che perderemo le mura da suo fianco, ma non ci posso fare niente. Andate qui. Le balestre mi stanno aiutando da un poco. Anche quelle torri. E qua non so come finirà, sinceramente. Penso che perderemo anche sta battaglia. Vabbè. Satisfy the grudge. What? Oh, ste rune. Attack! Possibile che ci voglia così tanto. Give me vengeance! Lord contro tutti. Vediamo se riusciamo almeno a bloccare questi. Qua 24. Prima che la rieta riesca a entrare. Le scale verranno appoggiate a momenti. Ancora 2 secondi. Ok. Contro questa, vai. Qui ce ne sono ancora 16. Adesso tirano giù le mura con 16 uomini, state a vedere. Dai. Ok, quella è andata. Questa? Sì, sta sparando. Molto bene. Date una mano qua, va? Qui ho totalmente abbandonato tutto. Cosa ci fa? Vabbè, quella lì l'ho persa io di vista. Date qui. Anzi. Fate così, andate qui. Voi, qua così. Mio Lord. Questa qui non mi serve a niente. Stiamo praticamente respingendo l'assalto da questo lato delle mura. Questo lato qui cederà. Okay. Avevamo 2 scaglie ancora, ecco il perché. Yes! Sì, guarda. I am strong. Questo lato qui sta praticamente per essere messo in fuga. Voi incominciate ad andare qua, così sparerete nel fianco di questi. Okay. Molto bene. Molto, molto bene.
L'unica cosa che devo assolutamente andare a prendere questo prima che mi prendano le mura, perché sennò. Dai! Quanti ce ne sono ancora questi? 14. Ma no, dai. Hanno aperto le mura? Porca boia. Dai, entrate di qua. Che battaglia del cazzo. Yes! Stuck! We are relentless! Andate qua, va. Long be it! Armed and ready! Don't deliver! Riusciamo a far così. For our ancestors! Okay. I will do it! Entrate dentro, ormai qui siamo praticamente a posto. Perdoni del caos, va bene. Qualcun altro sta combattendo, okay. Salite sul mura, state a dare una mano lì. Voi rimanete lì, va? Se riusciamo a tenere le mura, in pratica avremo vinto, perché il nemico non riuscirà poi ad entrare, quindi dovremmo essere a posto. Mastini da guerra. A parte che le porte sono state distrutte, quindi si riuscirebbe a entrare lo stesso. Adesso. Qui abbiamo vinto. Ai. Guarda quanto cazzo ce n'è qui. Non so se ce la facciamo, non lo so. Non lo so proprio. Ready to strike! Oh Cristo. Cannon! Non di qua. Cominciate a andare di qua, va? Perché? Cioè il mio lord è stato messo in fuga dai cazzo di guerrieri del caos. Non si può vedere. Non si può veramente vedere. Kodak è qui. Vediamo se col cannone riusciamo a sparargli. Questo, madonna. Battete contro questi. Date una mano a questi. Cristo. Oddio, l'hanno fatti fuori un bel po', Però, non tutti quelli che volevo. Qui il principe Sigvald continua a resistere senza perdere neanche gli HP. Va di qua, va. Vai di là. Make. Andate qui, prendete le torri. Così che sparino quelli, questi qui sono scappati fuori. Rientrate dentro. Sparate a quelli. Anzi, voi schivatevi qua così. Andate in corpo a corpo. Qui continuano a resistere. Andate da una mano lì. Il mio lord è uscito fuori, sta capra. Andate qui. Mettetevi così. Oh, il mio lord è tornato.
vai in un posto sicuro, perché sennò... Perché non me la fa usare? Pull out! No fuffing about! Withdraw! I will do it! Dimmi che scappa. No. Vai. Vai. Batti contro questo. Il cannone ha sparato. Sì. Qui sta per cedere tutto. Mi sa che ha perso. Cosa buona che abbiamo fatto fuori un bel po' di truppe. Anche se... Anche se... No, vai sulle mura. Cosa buona che abbiamo fatto fuori praticamente due eserciti. Questo è cosa, l'unica cosa decente. Boh, è finita così. È finita così. Accorrete da 1400, gliene sono rimasti 250. Quella è l'unica cosa buona, quindi adesso che dovranno reclutare, recluteranno predoni possibilmente. Quindi diciamo che la marea del caos pian piano si è schiantata e sta, diciamo, perdendo forza. Ok. Greetings, honorable. Oh, che caga cazzo. No. Sì, vabbè. Dai. Move the throng. It is time. Not up then. For the wisdom of the Valea. I think not. Run, Ricky! I'm chuffed! Iron Weld! Thirsts for war. Let us settle this. To battle.
ready! We demand blood! Dwarf warriors! For the Karazankor! For the ancestors! By Valea's will! We fire on your command! Cannon! At your command! We stay put for the High King! To the forge! We have scores to settle! Satisfy the grudge! Zar! Pull out! Will do! The next kill is ours! The clans unite! Valea's blessing on us! Hey! Dwarf warriors! By the ancestor gods! Shieldbearer! Help! Axes out! Warlies! Killix! As you command! Move to attack! Help Hooks! For the ancestors! Move now! And! Cannon! Understood, Lord! Get out! Yes! Me. Nothing can stop us! Vengeance! Kazoo! Stuff! Satisfy the grudge! Scarf! Go! Cannon! And Kazook! Anu! Kazook! Cannon! This won't miss Killix! Kazook! Earthquaker! Rockhound! Mouth! Dwarf warriors! Vengeance! For the ancestors! Where?
Warriors! Miners! Dwarf warriors! Yes! Kill orcs! The clans unite! War of vengeance! Cannon! Vengeance! Right! Dal! Yes! Anad! Kazook! Vengeance! Move! Kill orcs! Fire on the orcs! Quarrelers! Kazukan Kazikita! Vengeance! Dowie attack! Strike out! Attack the axe! Get out! Moving! Hannah! Go! Move through! Obey me! Vengeance! Stop! Down! Take them down! The killer! Dwarf warriors! Quarrelers! Be it ready! Vengeance! Up those dwarf attacks! Righto! We demand blood! Runes of smiting upon them! Charge! It is a reckoning! Kazook! Let the vengeance begin! Dwarf kill axes! Cannon! For the ancestors! Dwarf warriors! Scarf! Yes! Withdraw! Get moving! The next kill is ours! Kazook! Will do! The next kill is ours! Stark! For the Karazankor! Moving out! Withdraw! Yes. War of vengeance! The runes are cast! Dwarf warriors! No! Killers! Kill them! Kazook! Ranging target! For the Karazankor! Vengeance! Ok, non so da quanto scusate la mia breve assenza, ma ho avuto un po' di intoppi. Comunque Sigvald, comunque bello stronzo da creare. Allora, uccidetevi tutti, abbiamo perso il Lord, non ci posso fare molto. Ok, possiamo dargli un Grim, diamoglielo sicuramente. Poi marciamo verso sud perché dobbiamo rigenerare le truppe. Moving. Dobbiamo andare verso la più vicina città, che è Picco Gromma e Monte Ventaccio. Io direi di andare verso Monte Ventaccio. Adesso sono rimasti solamente altri 6 eserciti, non molto carichi, a parte quello di Archeon. E domanda è, io creerei volentieri un altro esercito con Berga alla guida.
cazzo. Barba lunga, grandi armi, nemmeno nel reclutamento globale li possiamo prendere, vabbè. E a sto punto prendiamo tre di questi e tre di questi. Possiamo prendere anche i reggimenti della fama, perciò potenziamo questi. No, non mi interessa potenziarla, potenziamo niente. Andiamo a vedere a sud come eravamo messi. Non eravamo messi troppo bene. Torgrim stava passando, okay. Va bene, facciamo un piccolo check della situazione. Qui ahimè rimarrà così, dovremo poi conquistarla. Non abbiamo fatto molto in questo gameplay, abbiamo solo combattuto e resistito. Tu vai a picco sprezzo, ti do l'ordine di andare lì, anzi vai pure qui. Dobbiamo ricostruire questa città perché l'abbiamo persa così mano vuota. Allora vai così. Questo. Onward. Poi sono stanchissimo ragazzi. Reclutare altri nani. Sicuramente Azek verrà a romperti il cazzo. Ok, fatto questo io mi terrei 5000 e passerei il turno. Anzi, ripariamo gli edifici qui. Vorrei passare il turno perché sono stanco morto. Siamo all'80esimo turno, che tra un po' diventerà 81esimo. E vorrei concludere qui questo episodio con gli elfi che mi cagano il cazzo. Ok. Dai. No, nessuna alleanza militare. Oddio. Ok, a sto punto io concluderei qui l'episodio, quindi facciamo una breve riassunto. Abbiamo nell'episodio precedente assistito all'invasione del caos e adesso abbiamo resistito perdendo dei territori qui a sud e a nord. Stiamo resistendo, abbiamo massacrato, non abbiamo distrutto ma abbiamo praticamente, vedete, messo a terra tutte le truppe dei vari eserciti che sono rimasti in pochi. Quindi adesso stiamo riorganizzando i nostri eserciti qui, radunando le truppe qui per il contrattacco con Ungrim alla testa delle armate e Belegar dietro che è pronto e sta radunando le truppe. Abbiamo praticamente fatto lavori di ordinanza in questo gameplay, resistendo e preparandoci per il contrattacco. Quindi a sto punto io direi che la nostra quarta puntata si può concludere qui. Riprenderemo dall'81esimo turno. Sì, penso di sì. Riprenderemo dall'81esimo turno. E vi auguro un buon proseguimento, qualsiasi cosa stiate facendo. Buona serata, buona continuazione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!